Quanto delle nostre vite è stabilito dal destino e quanto dalle nostre decisioni? Niente come sembra e tutti mentono, nei Fratelli Friedland, il nuovo romanzo di Daniel Kehlmann. Arthur è un aspirante scrittore, disoccupato, che in un pomeriggio porta i suoi figli ad assistere all'esibizione di un maestro dell'ipnosi. Arthur è scettico, si dice immune a qualsiasi trucco, ma quando viene invitato sul palco dall'ipnotista, si ritrova a confessare i propri segreti e le proprie aspirazioni più recondite a un pubblico attonito. Profondamente segnato dall'esperienza, quello stesso pomeriggio Arthur abbandona i figli sulla soglia di casa, svuota il conto in banca e sparisce. Passano gli anni e alla vigilia dello scoppio della crisi finanziaria del 2008, Arthur si è trasformato in uno scrittore di grande successo, mentre i suoi figli sono invischiati in esistenze infelici e costruite sulla menzogna. Martin, il più grande, è un parroco obeso, ossessionato dal cibo, che in Dio non riesce proprio a credere. Eric è un uomo d'affari sull'orlo del baratro, che conduce una doppia vita professionale e sentimentale. Ivan, che aveva un grande talento per la pittura e sembrava destinato alla fama, è un falsario. Vite bugiarde, imprevedibili, grottesche, nascoste dietro l'illusione di esistenze normali. I Fratelli Friedland, di Daniel Kehlmann, Feltrinelli.